Noi ritorniamo da Toni Cioli Puviani e andiamo a vedere quella che è la prima carta messa sul mercato della squadra dei trader dopo la pausa del mese di agosto. Vai Toni, svelaci allora la prima strategia. Guarda, la prima strategia cavallo, no, come che si dice? Squadra che vince non si tocca, oppure cavallo vincente. L'hai mostrato prima, l'ultima mia operazione sull'oro è andata ancora a target. Ovunque vado, insomma, io ci infilo loro, siamo, bene o male, anche se poi loro tutto sommato quest'anno e lì trading range non è né carne né pesce, però insomma scucchiaiandolo da sotto abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Infatti anche l'ultima puntata, che mi ricordo bene, il target l'abbiamo raggiunto addirittura il giorno dopo, e quindi le soddisfazioni ci sono. Ovviamente loro mi piace, continua a piacere. Sostengo, ho una teoria un po', che il prezzo dell'oro è quasi, forse no, è appositamente calmierato da chi ha interesse a comprare dei sottostanti, dei lingotti, diciamo, del cash reale di oro. Questa è una teoria che abbiamo letto su Zero Hedge, quindi un giornale abbastanza affidabile, che vede in quel famoso flash crash dell'oro del 9 agosto del 2021 una manipolazione quasi fatta apposta per cercare di tenere l'oro basso, perché effettivamente le banche commerciali e forse anche le banche centrali hanno bisogno di comprare l'oro fisico per dare e rispettare i parametri di Basilea 3, che dovrebbe vedere entro la fine dell'anno, è già partito il countdown, una ricapitalizzazione fisica delle banche a scapito dei derivati. E quindi effettivamente queste banche, in qualche maniera, se è vero che prendono l'ordine e l'oro fisico, devono anche vendere sul mercato i derivati che hanno il loro possesso, rappresentativi appunto il metallo prezioso. E proprio per questo motivo, diciamo, un quasi artefatto, perché d'altronde se sostituiscono semplicemente l'oro fisico con il contratto a termine, di fatto il risultato dovrebbe essere meno. Però la mia impressione, guardando l'oro e vedendo anche l'inflazione di oggi europea, questo dato che ha girato completamente anche l'andamento del Bund, che sembrava voler ritornare sui massimi. Invece il Bund ha perso una figura dai prezzi stamattina. Stamattina aveva fatto addirittura 176,48. Poi a metà mattinata abbiamo visto un pochettino di presi benefici. Il dato di inflazione europea importante, 3% aria euro, quindi non è più un caso episodico, ha fatto virare il prezzo del Bund, che è sceso di oltre una figura, che tempi rari, perché ultimamente il Bund è veramente bello. Ma perché vi parlo del Bund? Perché il Bund in qualche maniera potrebbe essere correlato anche con l'oro, ovvero sono situazioni in cui un allargamento, vabbè che il Bund ha tassi negativi, dei tassi potrebbe dare fastidio all'oro, e quindi questo contrasto di questo oro che con l'inflazione importante non parte. Però c'è una cosa da dire, che il tasso reale negativo dei rendimenti delle obbligazioni Tony, si sta aumentando. Dimmi, dimmi. abbiamo capito che, visto che facevi riferimento anche all'ultima volta che avevi puntato sull'oro, quella che metti in campo è una carta verde, quindi di stampo Sì. rialzista, mi viene da dire a che livelli la vai a declinare. Adesso lo diamo subito. Era giusto spiegare che quello che conta per loro e non è tanto il rendimento nominale, ma il rendimento reale. Se aumenta l'inflazione, anche se aumenta il tasso Bund, va da meno 0,5 a meno 0,4, loro tutto sommato non ci dovrebbe rimettere più di tanto. Via, partiamo subito con un ingresso a questi prezzi qui. Adesso oscilla, comunque io provo avaramente a mettere 1804, in questo momento siamo a 1807,
ma sappiamo che partiamo in pista da domani, quindi o da stanotte, adesso bene, da domani mattina alle 9, credo, e quindi loro, diamo subito loro, 1804 c'è il loro ritmo, stop loss 1770, invece il target lo voglio a 1834, ecco, più o meno, spiego solo il target, qualche volta loro è arrivato in quell'area lì, 1830, 1835, e poi si è fermato per ritornare indietro, quindi è un target posto sulla resistenza intermedia prima dei 1880. Seconda carta, immagino. L'ultimissima battuta che volevo rubarti sull'oro, in realtà, era... quanto secondo te è prezzato e quanto non lo è il rischio geopolitico che oggettivamente vi è, perché la questione afghana sarebbe forse riduttivo vederla come una questione tra talebani e Stati Uniti, è una questione che è cruciale anche negli equilibri internazionali, quindi è prezzato o non è prezzata questa variabile? Allora io ti rispondo no. Secondo me non è prezzata e dovrebbe essere prezzata, però si sono perse le correlazioni di una volta, cioè nel senso che quello che accadeva o sarebbe accaduto su loro, visto questa situazione di tensione geopolitica, secondo me non si è visto, perché loro continua a traccheggiare su dei valori intermedi e quindi no, secondo me non è prezzata e quindi potrebbe essere un'altra arma in più. Per sperare il rally finale dell'oro entro da qui alla fine dell'anno, quindi un'ulteriore arma in più, eccoci qui. E allora adesso sì, andiamo alla seconda carta. La seconda carta è, l'avevo preparata stamattina, però ci siamo, ho dovuto abbassare un po' i target perché stamattina il Nasdaq 100, come abbiamo detto prima in telecronaca, era un filino più alto, comunque Nasdaq 100 short. Motivi sono abbastanza, spiego i miei motivi questa volta. Questa volta il motivo è il rally quasi scomposto che ha fatto da venerdì a ieri a stamattina il derivato Nasdaq, più che lo Standard & Poor's, il Dow Jones e gli indici europei. Da quando Powell ha fatto quel discorso di niente, come abbiamo detto in introduzione, cioè discorsi strascontati e che poteva dire solo quello che ha detto, c'è stato un rally scomposto del Nasdaq 100 che è andato da 15,3 a 15,6, è arrivata ai livelli massimi che ho detto prima, 15,670, abbondante. Quindi, quando 15,677 ha fatto quasi 400 punti di rally da venerdì sera, e quindi quando tendenzialmente c'è un movimento così scomposto, rialzista, spesso c'è la metabolizzazione di questo movimento con un contromovimento. A me mi interessa relativamente poco, quindi propongo uno short proprio a questi prezzi che sta battendo in questo istante, 3 punti in meno, 4 punti in meno, comunque a 15,590. Controllo se sono i prezzi di adesso, sì, cioè, perché oggi c'è una dinamica di evoluzione dei prezzi importante, sì, è meglio dare un'occhiata su tutto perché cambiano parecchio. Quindi, ripeto, questo è lo short, 15,590, lo stop lo mettiamo a 100 punti, a 6,90, 15,690, il target invece lo mettiamo a 110 punti, per cui 5,90, 4,80, 15,480. Allora, abbiamo visto anche questa strategia sul Nasdaq e le sue motivazioni, finora un metallo prezioso oro di borsa, quale il Nasdaq 100, neanche un indice qualunque, vedendo l'importanza che ha, ora andiamo subito a scoprire invece quella che è la terza strategia. Qui voglio anticipare il mio rivale di oggi, Enrico, perché lui ha detto che è in attesa, mi sembra, di voler comprare Enel, però si augura di scucchiarla più in basso. Io lo anticipo e mi metto subito in acquisto ai prezzi attuali. Adesso guardavo l'Enel
vale proprio 7,70, 7,70 e mezzo, quindi provo il colpo sulla mia amatissima Enel. Enel effettivamente ha corso moltissimo nel 2019 e in parte ha fatto un brillantissimo recupero nel 2020. Però tutto sommato quest'anno non è proprio il suo anno, perché avevamo visto quasi 9 euro, forse 9 euro l'ha toccati, e poi dopo da buon difensivo è rimasta lì tranquilla a questi prezzi sugli 8 euro. Tendenzialmente quando arriva a queste quote, almeno negli ultimi mesi, poi un rimbalzo, lo tenta sempre, il rimbalzo l'ultima volta si è fermato proprio a 8,02, quindi provo a una mossa di una speculativa abbastanza stretta, perché chiedo solo 30 centesimi, l'ingresso al prezzo attuale 7,70, che tra l'altro dopo che è stato staccato il dividendo recentemente può essere considerata anche un buon supporto, era 7,80 prima, meno il valore del dividendo, io ce lo tolgo, rimane 7,70, per andare a target, quello che ho detto prima, 8 euro, è uno stop. Lo mettiamo per avere un rapporto rischio rendimento leggermente vantaggioso per chi rischia, glielo diamo a 28 centesimi di ribasso, per cui a 7,42 io dichiarerei chiusa e in stop la mia operazione di Enel. Una domanda che esula un po' dal singolo titolo: qual è il tuo polso, la tua view su Piazza Affari? Io sono più ottimista di Enrico, però lui non si è dimostrato pessimista, ha detto che oddio, crede che 28.000 possa essere già un target ambizioso, e non ha tutti i torti, anche perché anch'io sono d'accordo sul fatto, siamo d'accordo tutti, che il nostro indice volere volare è legato dall'andamento dello Standard & Poor's, forse ancora di più del Dow Jones ultimamente e del DAX, e quindi tutto sommato le borse quest'anno hanno performato molto meglio, andiamo incontro a un periodo che secondo me non sarà neanche brutto, però aspettarci ulteriori guizzi è possibile ovviamente, ma forse abbassare un po' l'entusiasmo è giusto, anche se io sono sempre ottimista, quindi tutto sommato sono abbastanza in linea con quello che ha detto Enrico, un filo più convinto che tutto sommato FTSE MIB possa addirittura fare meglio del DAX, ma perché no, visto che i livelli sono surriscaldati anche degli indici americani, possa essere in linea, possa andare in linea o addirittura meglio anche degli indici americani. Il che però, attenzione, che se uno Standard & Poor's, un Nasdaq mi perdono il 10-15% o un DAX, evidentemente l'Italia si accompagna a quello. Per cui io sono abbastanza ottimista, senza però esaltarmi più di tanto. E allora abbiamo preso nota anche di quello che è la tua view su Piazza Affari, direi di proseguire andando a vedere invece la quarta carta messa sul mercato, in questo caso una carta verde o una carta rossa? Ma qui è divertente, una cosa è una carta rossa, no è divertente perché è una cosa credo originale, credo che abbastanza originale, perché propongo uno short un po' pazzo, è uno short su Facebook. Quindi sicuramente un titolo che quest'anno ha fatto veramente paura e fa tuttora paura, perché sta andando in una maniera veramente incredibile, sta andando proprio adesso sul book, sì, ho visto che ha fatto già 3,82,76, 3,80, ho messo 3,81, adesso siamo 3,80, insomma siamo su questi prezzi qui. Oggi gioco al prezzo 3,81, short Facebook con uno stop stretto a 404, quindi di 23 dollari, e un take profit questa volta
di 21. Stavolta mi piace il 360 perché, insomma, sicuramente con un titolo del genere è meglio essere molto cauti. Accontentarsi di $20 va benissimo, come è giusto stoppare, insomma, su quel livello lì. Ho preferito mettere 404 perché sulle cifre tonde anche i titoli americani tendono magari a avvicinarsi, a toccare qualche istante la cifra tonda per poi venir realizzate. Quindi, dal mio punto di vista, in ordine generale, non su Facebook in particolare, che ovviamente in questo momento è sul record storico e sarebbe un ulteriore record storico, ma quindi avremo poche linee, poche grafiche in ausilio di un record assoluto, però come logica mia, se devo stoppare una cifra tonda preferisco mettere lo stop non proprio sulla cifra tonda, non un dollaro o un tick sopra la cifra tonda, ma preferisco, insomma, rischiare altri $3 e quindi lo stop tecnicamente, con la mia tecnica, lo metto per star sicuro a 404. Quindi è in considerazione dello short della carta numero 2, short del Nasdaq, coerentemente allo short del Nasdaq sono andato a prendere il titolo che forse è il più brillante dei FANG, insieme a Apple. Comunque Facebook sta facendo un qualche cosa di clamoroso, non ce l'ho assolutamente con la società, con Zuckerberg eccetera, anzi, però se dovesse stornare il Nasdaq di quei 100-150 punti è probabile che anche Facebook, magari che è un po' in eccesso, possa metabolizzare e andare a 360. Dollaro più, dollaro meno, a memoria mi viene da dire che Facebook era sbarcata a Wall Street a $38 per azione, siamo a 1/10 in questo momento, quindi insomma davvero una storia di successo che vede peraltro tra i suoi azionisti di lungo corso proprio il tuo sfidante odierno. Sì, lo so, l'ho messo apposta, lo so. È un grande sostenitore di Facebook, dopo rimango a ascoltarlo che così mi dà dei nomi, insomma. Benissimo. Allora Tony, ultimissima strategia, vediamo. Sì, allora, l'ultimissima strategia, la quinta carta, ecco perché mi è finito il computer, nel senso, se me lo leggi tu, perché oppure devo rimpicciolire, o lo devo leggere io? Non ce l'ho sotto mano, però posso allora, chiedere un attimo un sostegno anche a regia. Non riuscivo a spostare perché il foglio Excel è più grande del mio monitorino, ma sono riuscito. Bella questa mi piace, anche una novità, anche questa con uno short di Facebook, una novità assoluta per me, perché nelle mie varie indicazioni, nelle varie parti, non ho mai parlato. Ne ho parlato, ma poco, ma non ho mai parlato operativamente di argento. Quindi oggi debuttiamo con un long di argento. Oggi ho fatto un po' il furbino, nel senso che se sono convinto che loro possa andare bene, mi aggrego anche con l'argento. Quindi cambio un attimo il parametro, perché l'argento è sceso parecchio. Metto al prezzo che sta toccando adesso l'argento in long a 23,90, che è il prezzo proprio, lo stavo controllando di adesso. Lo stop lo mettiamo questa volta vicinino a 23,64. Ho controllato stamattina, mi sembrava ci potesse essere, insomma, non che sia bravo poi queste cose, la violazione del supportino posto a 70-75, ma lasciamo perdere. 23,64 lo stop loss, e invece il target è ambizioso, 24,35. Ovviamente a me piacciono ovviamente queste commodities, più o meno i concetti sono quelli dell'oro, oro e argento, non è che siano strettamente proprio correlati come delle marionette, però è molto probabile che vadano insieme. L'argento è abbastanza venduto ultimamente, e mi sembra tutto sommato un prezzo finalmente accettabile anche come investimento, tra virgolette. Ci provo per segnalare il silver,
sperando di prendere la medaglia d'oro e la medaglia d'argento, appunto, contro Enrico, e quindi, insomma, senza farla troppo lunga, i motivi sono abbastanza intuibili: 23,90 l'ingresso, 23,64 lo stop, 26 centesimi, invece stavolta sono proprio spanizzo, come diciamo, molto generoso, come diciamo qui a Bologna, 45 centesimi di target, quindi 24,35 il target che mi propongo.